Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Yeah! Erano top! Bentornati in un nuovo video, mukbang, ve l'avevo promesso. E avevo promesso anche a Susie Cat. Ciao Susie Cat, guarda, bicchieri, vabbè, posate sempre, tovaglioli schiaccianoci che sono abbinati coi bicchieri. Tovaglia, vedi, tovaglia, Talizza che siamo in tema. Ora mio marito sta mettendo nei piatti, bene. Ovviamente me ne mangerò 3 o 4 di piatti. E poi abbiamo questa. Abbiamo il cocktail. Tiro fuori anche l'acqua. Lo travasiamo nei bicchieri. Quindi ci sarà il porcellosità col bon ton. Tiro fuori anche l'acqua. Sì, bravo amore. Beh, abbiamo cambiato un attimino l'impostazione, si vede decisamente meglio. Bene, Buon appetito, amore buon mio! appetito, Mattino, amore. mattino, mattino. Fa freddo, eh? Che bello che sei! Stiamo guardando Baby e ci sta ogni puntata, diventa sempre più bello, più intrigante, vero? Però a me non. Boh. Damiano mi ha un pochettino scaduto. Sicuramente si metterà con quella là. Non facciamo spoiler, si metterà con quella là, ma non sapete dove siamo arrivati. Vabbè, guardatelo, ma non è che Guardatelo. puntate, alcune puntate sono interessanti Ma come siamo, penso, quasi alla fine della prima stagione. Ci sono 3 stagioni, di Baby. Sapevi? Ma ti piace? Fai così. Comunque, buon appetito. Se prenderete con noi, spero di farvi compagnia. Peccato che non siete i nostri stupendi bicchieri, ma li vedrete quando berremo. buono, buono. Wow. Questo qua è il ragù che avevamo mangiato l'altra volta. Era fatto tanto, l'ha fatto mio suocero. Abbiamo congelato, tirato fuori. Ottimo, buonissima. Loro stasera hanno deciso di mangiare la mia suocera piccante con l'olio peperoncino, mia suocera col burro. Guardate com'è verso. Questo qua è San Pellegrino Cocktail Buonissimo. dell'82. No. Non me lo ricordo, fa niente. Comunque di fuori. Allora, che mio suocero che c'è lo sciopero dei benzinai dal 14, 15 e 16. Quindi se volete fare benzina, approfittatene prima. Fa pure lima. Noi la benzina l'abbiamo fatta. Non so se dobbiamo muoverci 14, 15, 16, boh, non lo Ma sappiamo. pare che non so se penso che vada nel self-service. No. C'è lo sciopero solamente in autostrada. Quindi se va fatta è meglio farla domani, tipo. Cioè domani Sabato. è? No, a lunedì. Ma Ma sì, tanto. oggi quanti ne abbiamo? Boh. Come vuoi? Oggi è 11. Oggi sì, è 11. Oggi è venerdì. 12 sabato, 13 domenica. No, da lunedì. La facciamo domani, la facciamo domenica la benzina. Vediamo. No, perché poi dopo fino a mercoledì sei senza. Giovedì poi per rifarla. Non ho capito perché questo sciopero. Dei Ma ogni soldi. anno lo fanno. Ogni anno lo fanno, amore. Boh. Ma se non ho capito male, poi al telegiornale a mezzogiorno, no? Non mi ricordo quale telegiornale, che fuori dal comune, dalla provincia si può andare, per dire, in Sicilia. Ah, sì, ha fatto sta regola. Si può andare, poi una volta arrivati in Sicilia c'è l'obbligo del tampone. Praticamente non sono più chiusi i comuni e le regioni, hanno aperto tutto, che si può uscire dalla regione e dal comune. Così hanno detto in televisione. Io non ci sto capendo più niente. Se, cioè, un giorno dicono una cosa, un altro giorno dicono un'altra. Noi comunque non usciremo dalla regione. Beh, tanto non dobbiamo andare chissà chi è. No.
Se si può uscire dal comune, si poteva andare. Vabbè, che noi usciamo comunque dal comune, perché vi spiego perché. Quando magari tipo vai a Viridea, il Viridea più vicino è quello di Rho, per forza devo andare lì. Perché comunque io vado a Viridea, non è che, come ha scritto una, è un garden center, così, no. Io proprio voglio andare a Viridea, che ha anche le cose natalizie dell'Ale Max, insomma, quelle cose lì, insomma. Che è anche, e si può anche se c'è lo stesso supermercato, ma ci sono gli sconti. Questa è proprio la regola. Poi basta chiamare il numero... Il carabinieri vi dicono. No, più che il carabinieri la vigili. La polizia locale. I vigili, appunto. Per chiedere come funziona. Ma comunque non è come il primo lockdown. No. Comunque noi da domenica diventiamo gialli. E quindi cosa comporta? Non lo so. Apertura di tutto? Ma già sono aperti tutti. No, che anche il sabato e la domenica rimangono aperti i centri commerciali, forse. Ma sì, ma magari secondo me il sabato e la domenica era meglio lasciar chiuso. Però riaprendo le regioni, cioè, giustamente sono contenta per le famiglie che si riuniscono, però state molto attenti a non infettare i vostri familiari. Ci penserei bene due volte. E io lo farei per io fare il tampone prima di partire. No, il tampone lo fai per dire se tu vai in Sicilia. Sì, ma io a scopo cautelativo lo farei prima di partire. E no, te lo fanno là. Perché è obbligatorio. Quando entri nella regione. Sì, quando arrivi in Sicilia loro obbligatoriamente te lo fanno. Ma il response non è subito. Però già che comunque. Io ho sentito della Sicilia, faccio il bis ragazzi. Però se vai in Sicilia e ti fanno un tampone perché è obbligatorio, già è una cosa buona. E beh, giusto. Che poi ti danno. No, ma per favore. Poi il risultato magari te lo danno dopo due giorni. E beh, quei due giorni se sei positivo hai infettato famiglia? Non ha senso, La regola non l'ho fatta io. Beh, non ha senso comunque. Ora? No, comunque ragazzi è così. Comunque lasciamo perdere, parliamo d'altro. Domani uscirà un vlog stupendo, perché è arrivato il regalo che mi ha fatto mio marito. La prima parte, domani arriverà la seconda. Capirete poi perché parte prima, parte seconda. Sta contentissima, ormai c'è una persona sperante. Se si comporta bene. Perché sta facendo la Grinch? Io no? Sì, sì. Io Grinch, ma quando mai? Io sono Grinch. Proprio io. Ragazzi, sei convertita in Grinch, ve lo dico io. Ma non è vero? Sì. Assolutamente, tu sei Grinch, più che mai. Ah, ragazzi. Se non avete visto, oggi verso le 2:30, così 2:40, vi ho caricato il video delle Funko Pop, quindi chi è interessato lo trova sul mio canale, mega video. Con mega recuperoni di Funko Pop, super top, rare e veramente al top. Ma se li vendessimo 10 euro l'una? Ma assolutamente no, le vado a, le svaluto, no. La prossima da collezione. Ragazzi, non stiamo parlando molto perché siamo... Io ho fame. Anch'io ho una fame. Si sentite in sottofondo la mia cognata che fa la videochiamata per far vedere i bambini.
sono contento perché nonostante beva la Coca-Cola, due piatti di pasta o qualsiasi altra cosa, sto dimagrendo lo stesso. Perché non mangi più la notte. Ha perso 2 chili. Siamo contentissimi. Pensate che... Allora, è giusto mangiare una volta, due volte al giorno, o anche tre. Ancora questo è buono. Io mangiando una volta al giorno, ragazzi, però non alzandomi di... No, non sei, devi dire che non sei un esempio da seguire, perché i pasti bisogna fare colazione, pranzo, cena e merenda, nelle quantità che dà il dietologo o il nutrizionista. E ovviamente noi non diamo consigli, quindi... State a sentire. Ha ragione mia moglie, non dovete seguire quello che dico, lo voglio dire per condividerlo con voi, ma non dovete farlo. Però io che avevo visto di alzarmi di notte, è vero, per ora da due giorni, infatti ha perso già beh 2 chili. Infatti io mangerei, sì, ma chi un tossicino ci sta, ma sì, ma dai, tanto voglio tre dire piatti, dai. Penso che servivi prima a me, amore. Anch'io, non so perché mi scappa. Che galante uomo. Non tanto la pasta, tanto il bicchiere. Hai il ragù, amore, basta, no? È finita. Il ragù. No, ma è troppo, ma che è? E avanzala. Ma ti sei prenduto la carne, furbo. Ma che carne? Non ce n'è. Ragazzi, No. Scherzando. Ecco. Io ho sbollato un po' lui. Ma vediamo se riusciamo a finire, perché tre piatti di pasta non è mica bau bau micio micio, come dice Iacchetti, giusto? Ma è buonissimo. Allora, 2 giorni fa hai fatto la carbonara? L'ho fatta 3 o 4 giorni fa, mi ricordo. Insomma, ho fatto la carbonara super buonissima e mi sono mangiato... Tre piatti. Se spaghetti la carbonara... Ma di un buono, ragazzi, di un buono. Praticamente il guanciale non l'ho usato perché non lo trovo. Cioè avevo la pancetta, ho usato la pancetta. Però va fatto col guanciale. Però ognuno lo fa come vuole comunque. Però ha ragione mia moglie, perché gli avevo detto il guanciale costa troppo, ragazzi. Comunque, ragazzi, stavo dicendo che ho fatto... Allora, 8 uova. Le ho messe nella bacinella, tipo per fare la frittata. Messo pepe, sale e pecorino, la busta di pecorino, non tutta, ho girato, ho fatto la pappetta, quando praticamente abbiamo scolato la pasta, abbiamo messo la pancetta dentro la pasta, poi ho messo questa pappetta, ho scolato un minuto, girato, ho scolato un minuto, io sono mangiato l'uovo crudo, era una bomba, buonissima. Forse perché aveva ragione mio padre di mettere più uova, anche. Può darsi, ma comunque era buona, vero, la carbonara? Sì. Più uova c'è. Più buona delle altre volte. Più rimane proprio. Sì. Perché l'uovo asciuga. Sì, perché sta giallo. Ma era bella cremosa, la nostra. Era buonissima quella lì, eh. Sì. Ma secondo me che il pecorino c'è quella marcia in più, eh. Dopo sta a sbattere tanto, eh. Si mangia sempre bene, comunque. Beh, ragazzi, io non ce la faccio più, devo fermarmi qua, guardate. Bevo. Bene, il mio marito finisce. Io vi saluto qua, ragazzi, grazie ancora a tutti quanti, a nuovi iscritti di sempre. Spero che questo video lo guarderete in compagnia, mangiate insieme a noi e su Zicat fateci sapere il bon ton. Un bacione. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Coppia, guardate sul canale di Coppia il video dove ha lavato i piatti, non ha sprecato assolutamente l'acqua, video motivazionale nelle pulizie, quindi maschietta, aiutate anche voi in casa. E vi ho finito in giro. E niente, ci vediamo al prossimo video, bacione, alla prossima, ciao! Ciao!